È un vero e proprio coro di protesta quello che si è alzato all'indomani della notizia dei nuovi orari dell'ufficio postale di Ossimo Superiore. Da lunedì 6 giugno le poste osserveranno l'apertura di due soli giorni a settimana, giovedì e sabato, contro i tre attuali che già avevano riscosso malumori. È un appello che facciamo a tutte le forze politiche e amministrative della Valle al nostro, perché sappiamo che le poste di Ossimo Superiore chiuderanno. Un ulteriore giorno dopo la drastica riduzione che avevamo subito qualche anno fa. La decisione risale ai primi di maggio e ci sconforta che nessuno sia intervenuto in questo senso. La protesta arriva dalla voce del neosindaco Cristiana Farise che reclama non solo il periodo turistico a cui Ossimo va incontro ma il servizio tolto ai cittadini del suo comune. La decisione secondo l'azienda era già stata presa da tempo e da tempo era stata motivata con la necessità di Poste italiane di ridurre i costi degli uffici meno redditizi. see you Capite bene che è, non è possibile accettare una forma di apertura di questo tipo dove una raccomandata aspetterebbe e giacerebbe nel, nell'ufficio postale più di una settimana prima di essere spedita. Il pensiero va agli anziani e a coloro che non hanno la possibilità quotidiana ed imminente di spostarsi negli uffici vicini, Ossimo Inferiore, dove l'apertura comunque non è totale ma singhiozzo si sull'intera settimana o a Borno dove l'apertura rimane stabile a 5 giorni a settimana. Forse alla base ci sono dei tagli decisi a Roma dove eh, la nostra realtà del nostro piccolo paese non è conosciuta, ma io invito tutti a visitare Ossimo e a capire quanto un servizio postale come quello di Ossimo Superiore, ma anche quello di Ossimo Inferiore, sia importante, vitale e necessario per la nostra popolazione.